personaggio, questo non è per me. Bene, vogliamo proseguire nel nostro studio che abbiamo iniziato questa mattina intorno a questo argomento che credo coinvolga ciascuno di noi, perché ci viene sottolineato quello che deve essere la nostra ambizione, il nostro obiettivo come figlioli di Dio, ovvero quello di essere di esempio sotto tutti gli aspetti. Di esempio in questa società, di esempio nella nostra famiglia, di esempio nelle nostre rispettive assemblee locali, di esempio sempre e comunque. Allora vogliamo riprendere il brano principe, possiamo dire, il brano su cui ruota tutto quello che andremo a dire, in 1 Timoteo capitolo 4 versetto 12. Quindi rileggiamo questo brano, 1 Timoteo 4 12. Che proprio anche per il fatto che è un solo versetto, spero che alla fine del campo tutti lo abbiate imparato a memoria, magari già lo sapete. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. E ci siamo fermati questa mattina nel vedere l'aspetto dell'esempio nel contesto familiare, e quindi vogliamo proseguire su questo tenore. Ci siamo fermati con quel bellissimo passo che abbiamo nel Salmo 1, dove abbiamo la carta d'identità dell'uomo giusto, di colui che teme il Signore, e per il fatto che egli teme il Signore è descritto come un albero sempreverde, come un albero robusto, con radici profonde, e un albero che soprattutto porta sempre frutto nella sua stagione. Un credente che desidera seguire il Signore, che ha il cuore cosparso dal timore di Dio, non può non portare frutto. È qualcosa questo di che è una regola che abbiamo nella scrittura. Più io sono attaccato al Signore, più il mio cuore è attaccato a Lui e più porterò frutto. Se invece nella mia vita non c'è frutto, vuol dire che ci sono delle gravi anomalie nella mia vita, perché come credente sono chiamato a portare frutto. Ed è proprio da ciò che io manifesto che dimostro ciò che io sono. Ecco perché c'è questa enfasi così importante su questi cinque pilastri che l'Apostolo Paolo evidenzia. Perché il Signore conosce il mio cuore, il Signore conosce il vostro cuore, ma è da come interagiamo gli uni nei confronti degli altri e da come noi ci comportiamo che dimostriamo ciò che siamo. E poi ad un certo punto non possiamo dire il contrario di quanto io manifesto. Quello che io manifesto è ciò che io sono. Questa è la regola che noi abbiamo nella scrittura. E vorrei dire ora una parola, visto che abbiamo parlato nel Salmo 1 dell'uomo, ovviamente è visto in senso generale, cioè si intende sia l'uomo che la donna, ma vogliamo ora vedere un brano che parla propriamente della donna, e questo è un brano che è straordinario in ogni suo aspetto, che in Proverbi capitolo 31, leggiamo i versetti 15 e versetti 28 e 29, il famoso capitolo della donna virtuosa. Chi di voi non ha mai letto questo capitolo? È qualcosa di straordinario. Proverbi capitolo 31, versetto 15 e poi versetti 28 e 29. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Versetto 28. I suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. Oh, fratelli e sorelle, in questo capitolo, che sembra strano, ma è proprio l'unico capitolo che noi abbiamo nella scrittura dove ci viene proprio parlato della moglie
sotto ogni aspetto. Non troviamo un capitolo così sul marito, troviamo tanti passi che parlano dell'uomo, quello sì, ma non propriamente un capitolo specifico per il marito, se non qualche versetto nel Nuovo Testamento, come mariti amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa ed altri, ma qui abbiamo proprio una sezione intera dedicata alla moglie, alla donna, a questa donna virtuosa così straordinaria. Però che cosa voglio evidenziare in questo brano? Che quanto noi siamo di esempio, in questo caso si parla di una donna, ma lo stesso principio vale anche per il padre, per il marito, ci saranno poi i figli, abbiamo parlato dei figli, che elogeranno, che innalzeranno i propri genitori. Mi è piaciuto molto quello che mi ha detto un giovane ieri, quando mi ha detto: io stimo e ammiro mio padre. È bello, perché significa che quel padre è un esempio per la famiglia. Quanto è bello quando ci sono i nostri figli che vengono vicino a noi, che possono venire vicino a noi e ci innalzano e che ci ringraziano per l'insegnamento che noi abbiamo dato a loro. Guardate come si comporta sia il marito e sia i figli di questa donna, questi figli che si alzano e la proclamano beata. La proclamano beato e suo marito che la loda davanti a tutti e dice: guardate mia moglie, guardatela, molte donne si comportano da virtuose, ma mia moglie le supera. Quanto è bello questo, quanto è bello quando tra i coniugi c'è questa armonia, c'è questa sintonia, c'è questo, possiamo dire, elogio reciproco del marito che elogia la moglie, della moglie che elogia il marito, e in più i figli che si avvicinano e che innalzano i propri genitori. Oh fratelli e sorelle, quanto è bello, quanto è gratificante per dei padri e per delle madri vedere che il loro lavoro, che il loro compito che stanno svolgendo sta portando dei frutti, e dei frutti che sono duraturi, dei frutti che sono un investimento, perché educare ed essere di esempio per i propri figli è un investimento nel tempo, e questo è veramente straordinario. Nel guardare a qualche esempio concreto di famiglie consacrate a Dio, vorrei semplicemente citarvene due che abbiamo nel Nuovo Testamento. Seguitemi, Romani capitolo 16 versetti 3 e 4, e qui abbiamo una coppia che, quando mai questa coppia può essere ignorata nel Nuovo Testamento? Romani capitolo 16 versetti 3 e 4. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Che parole l'Apostolo Paolo rivolge a questa coppia, che è una luce, è un faro luminoso in tutto il Nuovo Testamento. Noi abbiamo proprio dato il nome Priscilla, nostra figlia, proprio di buon auspicio. La mia preghiera, la nostra preghiera, che nostra figlia possa essere come la Priscilla del Nuovo Testamento e che possa incontrare il suo Aquila e che possano formare una coppia e una famiglia consacrata al Signore. Questo è il desiderio di ogni genitore che ha il timore del Signore. A me non interessa che mia figlia possa essere applaudita dal mondo, a me interessa che mia figlia sia una serva del Signore. Questo è quello che come genitore mi devi importare, e tutto il mio tempo, tutta l'educazione che posso dare è per questo motivo, è per questo motivo, perché questo è il tempo benedetto dal Signore. Potremmo dire tanto su questa coppia, ma non abbiamo il tempo, non ho il tempo di dirvi o di riflettere su come Priscilla e Aquila, vi ricordate, prendono Apollo, se lo portano a casa, lo disciplinano, lo discepolano, lo educano, lo istruiscono, perché si rendevano conto che era un uomo che aveva delle grandi potenzialità, ma mancava in conoscenza. Allora vedete come questa coppia che è consacrata al Signore vede da una parte il dono, ma da una parte una lacuna, e istruiscono Apollo, e Apollo diventerà, grazie a come il Signore usò questa famiglia, un potente strumento nelle mani del Signore. E vedere come l'Apostolo Paolo, anche in queste circostanze, che cosa fa? Elogia
i suoi esempi. Egli dice innanzitutto che Priscilla e Aquila hanno rischiato la loro vita. Oh sì, fratelli e sorelle, l'hanno rischiata, e come? Perché hanno protetto l'apostolo Paolo in un tempo di persecuzione, come leggiamo nel libro degli Atti. Hanno rischiato la vita per l'apostolo, hanno rischiato la vita per Paolo. E quanti, andando indietro nel corso dei secoli, quanti credenti hanno rischiato la loro vita per proteggere, per difendere altri fratelli, altre sorelle in Cristo? Quanti si sono adoperati in questo? Perché? Perché il loro cuore era caratterizzato dal timore di Dio e dall'amore reciproco fraterno, che è quello il sentimento, come vedremo quando parleremo dell'amore, che sempre ci deve caratterizzare. E Paolo che cosa dice? Non soltanto io sono grato, certo io sono grato personalmente perché mi hanno protetto, mi hanno difeso, mi hanno accudito, ma addirittura dice tutte le chiese delle nazioni. Tutte le chiese delle nazioni sono grate a questa coppia, e non esiste, io penso, a meno che proprio non sia un appena convertito che ancora deve leggere la scrittura, ma appena si inizia a leggere la scrittura, ogni credente su ogni angolo della terra viene a conoscenza di Priscilla e Aquila, viene a conoscenza, e tutto il mondo, da questo periodo fino ad arrivare ai giorni nostri, come questa coppia, come questa famiglia è stato un esempio per tutte le generazioni successive. Per me è un esempio, fratelli e sorelle, questa coppia e questa famiglia. Ma non abbiamo soltanto questo esempio. In 1 Corinzi capitolo 16, versetti 15 e 16, leggiamo insieme anche questo brano. 1 Corinzi capitolo 16, versetti 15 e 16, si parla di un'altra famiglia che anch'essa è un grande esempio di fede. Capitolo 16, versetti 15 e 16. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia della Caria e che si è dedicata al servizio dei fratelli. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Quando noi siamo degli esempi per gli altri, automaticamente vediamo come gli altri credenti cominciano a guardarci sotto un'altra ottica, cominciano a guardarci con un aspetto diverso. Potremmo dire sì, con ammirazione, perché in questo caso vediamo come anche questa famiglia, la famiglia di Stefana, addirittura, che era la primizia della Caia, con questo termine si possono intendere due cose: una, che fu la prima famiglia che si convertì, ma anche che era la famiglia più consacrata al Signore, la quale era di esempio per tutti gli altri e verso i quali l'apostolo Paolo dice tutti voi vi dovete sottomettere. Per quale motivo? Perché lo pretendeva la famiglia di Stefana? No, ma perché il suo esempio, l'esempio che proveniva da questa famiglia, portava inevitabilmente gli altri credenti a sottomettersi. Perché quando noi siamo di esempio, qui si parla più propriamente di chi è ovviamente un conduttore, un anziano di una chiesa locale, ma quando vi è l'esempio, la chiesa, se è una chiesa matura, se è una chiesa saggia, si sottometterà a queste guide. Perché di esempio, l'abbiamo letto anche questa mattina quando abbiamo parlato di 1 Pietro 5, non siate dominatori del gregge, ma esempi del gregge. È con l'esempio che viene l'autorevolezza, e quando c'è l'autorevolezza c'è sottomissione. Questo è il meccanismo, queste sono le catene. Se non c'è esempio, non c'è autorevolezza e non ci sarà nemmeno sottomissione. Ecco che cosa ci porta a considerare l'esempio, il valore dell'esempio. Ma andando su un altro argomento, essere di esempio nella società, esempio nella famiglia innanzitutto, però come famiglie siamo inserite in una società. Perciò come posso essere di esempio io sul mio posto di lavoro, a scuola, dovunque io mi trovi, con i miei vicini di casa, nella società? Ebbene, anche in questo noi abbiamo degli esempi straordinari, ce ne sono veramente tanti nella scrittura, ma ne ho presi due proprio come punti di riferimento: Daniele e Mosè.
Questi due uomini si sono contraddistinti nella loro società, nella società di quel tempo, e a motivo del loro esempio hanno segnato tutte le generazioni successive. Leggiamo insieme Daniele capitolo 1, versetti 8 a 21, e qui invito qualcuno a leggere questo brano. Daniele capitolo 1, versetti 8 a 21. Sì, sì, sì. E Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re e col vino che lo vedeva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. E Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. E il capo degli eunuchi disse a Daniele: io temo il regno, Signore, il quale ha fissato il vostro cibo e le vostre bevande. E perché vedrebbe egli il vostro volto più triste di quello dei giovani della vostra medesima età? Voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Michel e d'Azzaria: ti prego, fa in quei servi una prova di 10 giorni, e ci siano dati dei legumi per mangiare e dell'acqua per bere. Poi ti si faccia vedere l'aspetto nostro e l'aspetto dei giovani che mangiano le vivande del re, e secondo quel che vedrai ti regolerai con i tuoi servi. Quelli accordò loro quando lo mandavano e inizia la prova per 10 giorni. E alla fine dei 10 giorni essi avevano un migliore aspetto ed erano più grassi di tutti i giovani che avevano mangiato le vivande del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e dette loro dei legumi. E a tutti questi 4 giorni il Dio dette conoscenza e intelligenza in tutta la letteratura e sapienza. E Daniele si intendeva ad ogni sorta di visioni e di sogni. E alla fine del tempo fissato dal re, perché quei giovani gli fossero menati, il capo degli eunuchi li presentò a Nabucodonosor. Fin qua, Daniele, fin qua. Il re parlò con loro e fra tutti quei giovani non se ne trovò alcuno che fosse come a dimoro letto questo, come Daniele, Anania, Misraele e Azzaria. E questi furono ammessi al servizio del re, e su tutti i punti che richiedevano sapienza e intelletto e sui quali il re interrogasse, il re li trovava 10 volte superiori a tutti i magi ed astrologi che erano in tutto il suo regno. Così continuò Daniele fino al primo anno del re Ciro. Grazie. È una storia gloriosa dell'Antico Testamento. Chi di voi ha meditato su Daniele? Tutti avete meditato su Daniele? Non vedo mani alzate, Daniele è sconosciuto? No, io vi invito veramente a studiare il libro del profeta Daniele, sia dal punto di vista escatologico, cioè profetico, ma soprattutto nel vedere l'esempio di quest'uomo. Daniele era un giovane, Daniele 1, sappiamo che Daniele è vissuto per tanti anni, almeno fino a 90 anni, e insieme ad altri 3 amici era stato deportato a Babilonia. Deportato per quale motivo? Perché i suoi padri si erano ribellati al Signore, i suoi antenati. Daniele non aveva colpa, però si trova esule a Babilonia. E stranamente ci si ricorda sempre dei 3 nomi o dei nomi dati da Nabucodonosor, ma
ma non ci si ricorda mai dei nomi ebraici che noi abbiamo in Daniele 1, vero? Sadrach, Mesach, Abednego, i tre amici, cioè, i tre nomi babilonesi, ma Anania, Misael e Azaria, non so perché vengono sempre scordati, ma questi erano i loro veri ed effettivi nomi. I babilonesi che cosa hanno fatto? Hanno tramutato i loro nomi dando nomi di idoli. Dando nomi di idoli. Daniele diventa Baldassar o Belshazzar, anche se abbiamo anche il Belshazzar re in Daniele 5. Sadrach, Mesach, Abednego indicavano tre dei. Ma nonostante questo cambiamento che Babilonia fece nei confronti di questi ebrei, il loro cuore era completamente, pienamente attaccato al Signore. Loro si trovavano in una società storta e perversa. Si trovavano a Babilonia, dove non c'era certamente il timore del Signore. A Babilonia, in Genesi 11, sappiamo che Babilonia poi deriva da Babele, da dove nacque l'idolatria, ogni forma di idolatria. A Babilonia non c'era il timore di Dio. Il Dio di Israele era sconosciuto, o certamente rigettato. Era pieno di idoli Babilonia. E questi quattro amici, invece di trovarsi nella terra di Canaan, si trovano a Babilonia. Quindi in un posto che loro disprezzavano. Quali ebrei timorati del Signore? Ma visto che loro si trovano in quella società, si trovano in quel luogo, che cosa fare? Immediatamente, l'abbiamo letto, si trovano di fronte ad una scelta. Daniele, Anania, Misael, Azaria, cosa volete fare? Questi sono i cibi del re. E siete obbligati a mangiarli. Che cosa avrei fatto io? Che cosa avreste fatto voi? Avremmo trovato degli escamotage o delle giustificazioni per dire vabbè, tanto non c'è mica nulla di male. Questi quattro giovani conoscevano la legge, erano attaccati alla Torah, alla legge di Israele, alla santa legge di Israele, sapevano che quei cibi non potevano toccarli perché erano cibi impuri, impuri perché erano cibi sacrificati agli idoli. E vediamo la determinazione di questi quattro giovani che non si inginocchiano di fronte alle false ideologie di quel sistema, un sistema diabolico, un sistema fondato su Satana. Come qualsiasi impero nemico di Israele, Babilonia, la Siria, i Filistei, tutti i nemici che noi abbiamo nell'Antico Testamento. E proprio per il fatto che questi quattro ebrei vogliono rimanere fedeli al Signore, nonostante quello che gli proponeva la società, il Signore cosa ha fatto? È intervenuto. Vedete come abbiamo sempre questo principio ripetuto? Dio interviene laddove c'è fedeltà. È lì che interviene il Signore. Tant'è che noi abbiamo letto nel versetto 9 che Dio fece trovare Daniele grazia e compassione proprio presso il responsabile, il capo degli eunuchi. Dio interviene sempre quando noi c'è il desiderio e la volontà di ubbidire. Allora, sia che io mi trovi su un posto di lavoro, sia che io mi trovi a scuola, sia che io mi trovi con i miei vicini di casa o in qualunque circostanza, mai e poi mai posso fare compromessi con il mondo. Questo è quello che il Signore mi insegna. Vuoi rimanere fedele a me? Non puoi fare compromessi con il mondo. Mi ricordo di una storia che lessi un po' di tempo fa di una segretaria che era credente, e sapete com'è il ruolo della segretaria, eh? È un ruolo molto molto difficile. Soprattutto se hai un datore di lavoro che ti spinge costantemente a dire menzogne. Il classico di a quel fornitore che non ci sono. Questa segretaria era molto ligia nel suo lavoro, nel suo impegno, era un'impiegata modello, esattamente come questi quattro giovani, erano quattro giovani modello, nessuno era come loro. Nessuno di quei giovani che erano deportati a Babilonia era come questi quattro. E allora un giorno il datore di lavoro ordinò a questa segretaria, visto che c'era un fornitore che continuava a tempestare in telefonate questo datore di lavoro: senti, di a quel tizio che io non ci sono, va bene? Ha detto il mio capo che non c'è. Ha detto esattamente quello che il datore di lavoro gli ha detto.
Quello fu il suo ultimo giorno di lavoro. Cosa avreste fatto voi? Cosa avrei fatto io? Avremmo trovato degli escamotage? D'altro canto, trovare un altro posto di lavoro è difficile. Il Signore intervenne nella vita di questa figliuola di Dio e entro poco tempo non soltanto trovò un altro posto di lavoro, ma con uno stipendio maggiore. Fratelli e sorelle, sempre la fedeltà viene premiata. Sempre. Sempre. Non dobbiamo dubitare di questo, perché se io spendo 10 per il Signore mi restituisce 100, 1000, 10.000, infinitamente di più di quanto io possa immaginare. Ebbene, noi vediamo come Daniele viene preso in simpatia insieme a questi, ai suoi amici, da questo capo degli eunuchi, e vediamo come Daniele è proprio la saggezza di Dio all'opera. Vediamo come Daniele, la proposta di Daniele viene subito accettata, che è una proposta folle. Ma com'è possibile che soltanto mangiando legumi e acqua questi giovani potevano essere più pingui, più robusti, più prosperi degli altri giovani che invece mangiavano i cibi succulenti di Babilonia, che erano cibi succulenti? Quello che era sbagliato era il fatto che erano carni sacrificate agli idoli. Allora vediamo come anche in questo caso il Signore interviene, e alla fine di questi 10 giorni di prova è scritto che il loro aspetto era superiore, era più bello, era più prospero di tutti gli altri giovani. Io, fratelli e sorelle, credo che in questa descrizione non abbiamo semplicemente una descrizione fisica, ma il loro aspetto, l'aspetto di loro come figlioli di Dio, illuminava. Nessuno poteva rimanere indifferente da quella luce che traspariva dal loro aspetto, una luce che non si vedeva, eppure riconoscevano che quei giovani erano stati benedetti, grandemente benedetti dal Signore. E Nebucadnezzar non poté fare altro che ammettere che la saggezza di questi quattro giovani era 10 volte superiore, non è poco, 10 volte superiore di tutti i saggi, di tutti i magi e di tutti gli astrologi di quel tempo. Sempre rimanendo in Daniele, leggiamo qualche stralcio del capitolo 2, dove abbiamo il famoso episodio della statua che Nebucadnezzar sogna. Daniele 2:16. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azzaria, suoi compagni, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo, dicendo: sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni. Guardate che cosa noi leggiamo qua. Depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con lui. Oh Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Versetti 48 e 49. Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. Daniele fu un uomo che, il cui esempio colpì tre re. Tre re vennero colpiti dal suo esempio, dall'esempio degli, anche ovviamente dei suoi tre amici: Nebucadnezar, Belshazzar, Dario. Fu un esempio per due regni, Babilonia e Persia. Ma cos'era Daniele? Superman?
È un marziano atterrato con un'astronave? No. Io posso essere come Daniele. Noi tutti possiamo essere come Daniele e come i suoi tre amici. Non ci troviamo di fronte a degli esseri alieni, ma a uomini che avevano fondato la loro vita sul Signore. Su uomini il cui cuore era attaccato al Signore, qualunque cosa accadesse, essi avevano fiducia che il Signore sarebbe intervenuto. Nebucadnezar è conosciuto come uno dei re più spietati della storia. Essi sapevano che non avevano a che fare con un uomo tranquillo, tant'è che voi sapete che Nebucadnezar aveva ordinato una strage. Se nessuno gli avesse detto sia il sogno e sia la spiegazione. Cioè, ci rendiamo conto della follia. Ma se tu non mi racconti il sogno, come faccio a spiegartelo? E se tu non me lo riveli, ti metto a morte. Questo fu l'ordine che diede Nebucadnezar. Ci rendiamo conto della circostanza nella quale si trovarono questi quattro amici? Ed il Signore è intervenuto. Ha dato saggezza a Daniele. Perché Daniele era sottomesso completamente al Signore. Il Signore ha operato qualcosa di miracoloso. Non soltanto gli ha spiegato il sogno a Daniele, ma gli ha dato anche un'interpretazione. Un sogno che è talmente straordinario che ha un'importanza e un valore profetico impressionante in tutta la scrittura. La statua di Nebucadnezar, che ancora si deve compiere. L'ultima parte si deve ancora compiere, fratelli e sorelle. È un sogno dato a un re pagano. Questo mi stupisce, fratelli e sorelle, non so dare una risposta, ma il Signore ha agito così. Il Signore ha usato un pagano per dare una rivelazione profetica straordinaria. Ma vorrei focalizzare la vostra attenzione proprio sulla determinazione di questi quattro amici. Avete notato la preghiera che fa Daniele? Quale fiducia vi è in questo giovane? Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Daniele lo sapeva bene che il fatto di conoscere il sogno del re e di averne dato l'interpretazione non dipendeva da lui, esattamente come non dipendeva da Giuseppe, che anche lui aveva ricevuto lo stesso dono, interpretazione dei sogni. Ma sapeva che la saggezza deriva dal Signore, e la sua saggezza nel rivelare i sogni di Nebucadnezar dipendeva dalla sua fedeltà a lui. Se Daniele fosse stato un ribelle al Signore, il Signore non si sarebbe servito di Daniele in questo modo. Egli alterna i tempi e le stagioni, egli depone i re e li innalza, egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è le tenebre e la luce abita con lui. Nebucadnezar fu talmente colpito da questo giovane che da quello che noi leggiamo nel libro di Daniele, egli fu il re che riconobbe a chiare lettere. In Daniele 4 leggete questo: io ho fallito. Nebucadnezar dirà: e riconosco che l'unico e vero Dio è il Dio di Daniele. Ci troviamo di fronte ad un miracolo straordinario. Il re, uno dei re più spietati della storia, che alla fine deve riconoscere che l'unico e vero Dio in cielo e in terra è il Dio di Daniele, è il Dio di Misael, Azzaria, il altro che vedete che mi sfugge. Comunque di Daniele e dei suoi tre amici. Lui è l'unico e vero Dio, e ordino che in tutta Babilonia venga adorato l'unico e vero Dio. Nell'Antico Testamento si chiama confessione di fede. Confessione di fede. Ma perché Nebucadnezar, per conoscere questo, Nebucadnezar fu emarginato dalla società e fu gettato in mezzo agli animali a motivo del suo orgoglio. Lui che diceva: io ho costruito Babilonia, tu non hai costruito un bel niente. Se tu ti trovi in quella posizione, perché Dio ha voluto così, ma Dio è anche capace di deporti da quella posizione, esattamente come ha fatto, ed è esattamente come ha detto Daniele: egli depone i re e li innalza. È lui che lo fa. E Nebucadnezar sperimentò sulla sua persona un castigo del Signore. Ed è lì che disse: io riconosco
il Dio di Daniele. Ma abbiamo, non mi voglio soffermare su Belsazzar, Daniele 5, l'altro re di Babilonia, che anche lui comunque rimase colpito da Daniele, ma andiamo ad Dario. Daniele capitolo 6, leggiamo i versetti 16 fino al versetto 24. E questo è il famoso episodio di Daniele nella fossa dei leoni. Daniele 6, versetto 16. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse, guardate che parole dice un re pagano anche in questo caso, il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti. Poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa. Il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte. Non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata. Guardate che contrapposizione. E gli disse, Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Daniele rispose al re, vivi per sempre, re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Oh, fratelli e sorelle, l'astuzia del sistema mondo mai potrà scalfire la fiducia di un uomo timorato del Signore. Mai lo potrà fare. Con tutte le sue macchinazioni. Satana è un nemico astuto, lo sappiamo bene. Satana non dorme, lo sappiamo bene. Ma contro un figliuolo di Dio timorato del Signore è impotente. È una fortezza inespugnabile quel figliuolo di Dio. Ha una mente blindata. Satana non può far nulla. Conoscete Daniele 6, vero? Abbiamo letto solo qualche stralcio. Questi satrapi che organizzano, che elaborano un piano nei minimi dettagli. Potremmo dire, nel vedere un film giallo, che avevano veramente prodotto l'omicidio perfetto, il delitto perfetto. Perché utilizzano la legge di Media e Persia per ingannare il loro stesso re, pur di eliminare Daniele. Perché ce l'avevano così tanto con Daniele? Per lo stesso motivo per cui gli scribi e i farisei ce l'avevano con il Signore Gesù. Perché Daniele era un esempio. E il suo esempio faceva venire fuori il loro marcio. E sempre sarà così. Un figliolo di Dio, perché non potrà mai essere amato dal mondo? Perché il suo esempio fa venire fuori il marcio del mondo. La luce, quando trionfa sulle tenebre, lo sporco viene fuori. Ecco perché il mondo odierà sempre chi segue Cristo. E se il mondo vi coccola, se il mondo vi ama, vuol dire che c'è qualche anomalia in voi. Perché il Signore Gesù ha detto, come hanno odiato me, odieranno anche voi. Mai il sistema mondo amerà un figliuolo di Dio, a meno che da questo sistema mondo un'anima si converta a Cristo. Ah beh, allora sì. Ma il sistema mondo, che giace sotto il potere del maligno, mai potrà amarci. Noi siamo chiamati ad amare loro, ma mai loro ameranno noi. Scordiamocelo di questo. Il Signore Gesù lo disse molto molto chiaramente. E la stessa cosa vale anche per Daniele. Non è che dobbiamo stupirci se questi satrapi, presi dall'invidia, dalla superbia, cercano di eliminare Daniele. Daniele è un ostacolo. E il mondo non guarda in faccia a nessuno pur di soddisfare i propri interessi. Lo sappiamo bene. E allora organizzano un piano dettagliato, tanto da rendere impotente persino il re. Perché il re, a differenza di Nebuchadnezzar, che aveva potere assoluto, re Dario non poteva andare contro la legge di Media e Persia, perché era una legge irrevocabile, nemmeno il re poteva revocarla. Oh, che astuzia, eh?
Che astuzia. Però non avevano fatto i conti, come si suol dire, con l'oste. Non avevano fatto i conti col Signore. Il Signore che era con Daniele. E pensate che l'esempio di Daniele era talmente forte ed intenso che Dario voleva bene a Daniele. Un re pagano. Però ci voleva bene. Perché vedevi in Daniele un uomo saggio, un uomo equilibrato, un collaboratore onesto e sincero nella sua corte. Ebbene, vedete, avete letto le parole che dice Dario. Pensate, questo re pagano che va ed incoraggia Daniele, perché è costretto a condannarlo a morte. Costretto, non poteva andare contro la legge. Ma dice, il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Però Dario non era convinto di quello che stava dicendo, ma Daniele era convintissimo. Da cosa capiamo che Dario non era convinto? Perché tornando a casa era angosciato, aveva paura, era spaventato, non riuscì a dormire la notte. Chissà che cosa quei leoni faranno a Daniele, che cosa mi troverò l'indomani. Questi erano i pensieri che si aggovigliavano nel cervello di Dario. Ma Daniele era convinto che il Signore l'avrebbe liberato. E quanto è bello vedere lo stupore di Dario nel vedere i leoni con le fauci chiuse. Perché il Signore è il creatore, egli può comandare ad un animale, chiudi le tue fauci per non far del male a quel figliuolo di Dio. Lo può ordinare, perché lui è il creatore. E così fece il Dio creatore, ordinando a quei leoni, guai a voi, se toccate questo figliuolo di Dio. Fauci chiuse. Ma quando vennero gettati quei satrapi, che ordirono questo delitto pseudo perfetto, le fauci tornarono aperte, esattamente come il mare del Mar Rosso che nel chiudersi divorò l'esercito egiziano. Ed è scritto che essi non fecero nemmeno in tempo a posare i piedi in terra, che già i leoni avevano compiuto il loro dovere. Oh, il sistema mondo, Satana stesso mai potrà far niente contro un esempio, un figliuolo di Dio che è di esempio per ciascuno di noi. Diciamo qualcosa su Mosè e poi volgo alla conclusione. Esodo capitolo 8 versetti 27 e 28. Mosè, ci troviamo anche qui sempre per quanto riguarda l'argomento dell'esempio nella società, abbiamo uno dei tanti dialoghi che intercorsero tra Mosè e il Faraone. Ecco che cosa leggiamo. Esodo 8, versetto 27. Andremo per 3 giornate di cammino nel deserto e offriremo sacrifici al Signore nostro Dio come Egli ci ordinerà. Allora il Faraone disse, io vi lascerò andare, perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto, soltanto non andate troppo lontano, pregate per me. È uno dei tanti dialoghi, non abbiamo il tempo di vedere tutti i dialoghi che intercorsero tra Mosè e Faraone, però sempre vediamo questa tattica del Faraone. Alla proposta di Mosè, perché ovviamente era Faraone che poteva lasciarli andare, allora al dire quello che era l'ordine del Signore al Faraone, lascia andare via il tuo popolo affinché offra i sacrifici al Signore, sempre Faraone ha trovato delle giustificazioni, sempre, in ogni dialogo. All'inizio non li voleva far andare, poi in un dialogo dirà andate voi ma i bambini rimangono qui, da un'altra parte andate tutti voi ma gli animali rimangono qui, è un continuo. Tanto che Mosè alla fine, è scritto che Mosè si accese d'ira quando uscì dalla casa del Faraone, perché non lo poteva più sopportare. Eppure il Signore gli aveva detto, guarda che lui indurirà il cuore e io gli indurirò il cuore. Era una guerra non facile, era una battaglia certamente non facile. E vedete come agisce il mondo nei confronti di un figliuolo di Dio? Che cosa gli stava dicendo qui
in questo caso il faraone a Mosè: va bene, andate, ma non per 3 giornate di cammino. Non andate troppo lontano, fatevi vedere dove siete. No, no, per andare via dal mondo non devo andare poco lontano, devo proprio andare via, fuggire, scappare via. Come disse l'apostolo Paolo a Timoteo a proposito delle sue passioni giovanili: fuggi le passioni giovanili, altro che andare poco lontano, no, no, via. E qui era un tentativo di compromesso. Vedete, sempre il mondo agisce così e sempre Satana agisce così. Compromesso: va bene, volete offrire sacrifici, offriteli, ma non uscite dall'Egitto. No, per adorare il Signore io devo andare via dall'Egitto, devo andare via dal mondo, altrimenti che razza di adorazione è? Per adorare il Signore il mio cuore deve essere totalmente suo, niente del mondo ci deve essere, deve essere totalmente suo. Un altro esempio in Esodo 10, versetti 8-11: allora fecero ritornare Mosè a Aaron dal faraone, egli disse loro: andate, servite il Signore il vostro Dio. Ma chi sono quelli che andranno? Mosè disse: noi andremo con i nostri bambini, con i nostri vecchi, con i nostri figli, con le nostre figlie, andremo con le nostre greggi, con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore. Il faraone disse loro: così sia il Signore con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini, ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora no, andate soltanto voi uomini e servite il Signore, poiché questo è quello che volete. E il faraone li cacciò dalla sua presenza. Guardate che tattica che viene usata. So che avete delle cattive intenzioni. Il faraone sapeva il fatto suo, sapeva cosa stava rischiando, ma di fronte ancora una volta al ricordo dell'ordine del Signore: noi andremo tutti, uomini, donne, bambini, vecchi, i nostri greggi, tutti quanti. Che cosa dice il mondo? No, soltanto gli uomini, donne e bambini rimangono qua. Non funziona così, tutti quanti dobbiamo andare. Dare un taglio netto al mondo significa che nulla devo lasciargli, nulla, perché tutto è del Signore. Il mondo ormai, da quando io ci siamo dati a Cristo, non ci appartiene più. Così come non appartengo più a me stesso, io sono di Cristo, tutto è suo. La mia vita, la mia casa, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, il mio lavoro, il mio servizio, tutto è suo. Nel mondo non ci deve avere una briciola di quello che deve essere il mio servizio. Ed ecco perché di Mosè vediamo questa determinazione: non faraone, noi andremo via tutti, tutti quanti. E sempre in Esodo 10 leggiamo, versetto 24-26: allora il faraone chiamò Mosè e disse: andate, servite il Signore, rimangono soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse: tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore il nostro Dio, perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore il nostro Dio, e noi non sapremo con quale le vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là. Stessa determinazione. Cambiano le proposte, cambia il compromesso, ma la determinazione rimane uguale in Mosè. Andate pure tutti, dice il faraone, ma le vostre greggi rimangono qua. Oh, ma ancora non la vuoi capire? È in qui che Mosè si accende e dire: ma ancora non l'hai capita? Che vogliamo andare via tutti con i nostri greggi? Vedete come Satana agisce nei confronti di un credente e come un credente deve rispondere a Satana. Esempio nella società. Sempre la società nella quale noi siamo ci porterà a fare compromessi. Questo è l'obiettivo di Satana. Un qualcosa che apparentemente è innocuo, che apparentemente è legittimo, ma che inevitabilmente ci porta lontano dal Signore. Parlavo con qualche giovane, ad esempio, per quanto riguarda lo sport. Quando noi facciamo sport, nostra figlia, vogliamo farci fare dello sport, far fare dello sport non è sbagliato, fino a quando
questo non mi va ad incidere sul mio servizio per il Signore? E allora il sistema mondo che cosa dirà? Ma che cosa c'è di male? Tanto tanto si parla di sport, si tratta di sport, che male c'è nello sport? E allora inizieranno con ragionamenti vari, con logiche varie, e nel momento in cui un credente cade e dice va bene, tanto non c'è nulla di male, il danno è fatto. Perché il sistema mondo agisce così? Perché cerca nuovamente di avvilupparci in quella che era la nostra vecchia schiavitù. Ma quando ne abbiamo detto di no al mondo, abbiamo detto di sì al Signore, tutto quello che ci può propinare il mondo ormai non ci riguarda più. Io ho lessi tempo fa di due donne che si convertirono al Signore ed erano amanti del ballo, erano amanti delle discoteche, ci piaceva molto andare in discoteca, ed erano talmente famose che i padroni delle discoteche le conoscevano. Quando essi si convertirono, però, questi i proprietari di discoteche non vennero a conoscenza della loro conversione. Allora era di prassi che all'apertura di una nuova discoteca gli mandavano gli inviti. Quando giunse l'invito di una nuova discoteca, quando prima di appartenere a Cristo ci correvano nelle discoteche, quando loro lessero questo invito, risposero al proprietario e dissero: guarda, noi non possiamo più venire perché siamo morte. Immagino, cominciò a grattarsi in testa il proprietario, ma io sono due pazze. In realtà, da un punto di vista spirituale, avevano detto la verità: noi siamo morte al peccato, non ci riguarda più perché apparteniamo a Cristo. Ecco l'esempio che ci danno Daniele, che ci dà Mosè e che ci danno tantissimi altri uomini e donne di Dio che abbiamo nella scrittura. Potremmo parlare di Giosuè, potremmo parlare dei profeti, potremmo star qui ora a parlare di uomini di Dio che dissero no al sistema mondo. Potrei parlarvi di Micaia, un profeta che quasi mai viene menzionato, l'unico profeta su 400 che quando va il messo di Acab va da Micaia e dice: guarda, 400 profeti diranno la stessa cosa, puoi per favore anche tu far contento il nostro re e dire anche tu la stessa cosa? Che cosa rispose Micaia? Io dirò quello che il Signore mi comanderà di dire, quello che diranno quei 400 profeti non mi interessa nulla. Ecco che cos'è la fedeltà, fratelli e sorelle. E quanti esempi noi abbiamo nella scrittura che ci parlano di coerenza, che ci parlano di determinazione, che ci parlano di fede coraggiosa nell'essere esempi nella società. Certo, perderemo qualcosa, pagheremo un prezzo, ma abbiamo visto come il Signore ha ricompensato Daniele, come ha ricompensato Mosè e come ha ricompensato tutti coloro che hanno posto fede in Lui. È bene che così sia per ciascuno di noi. Amen.